Rimini, 19 giugno 2023, prima gli spari che hanno sancito l'ennesimo femminicidio. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, della ricostruzione della tragedia avvenuta nel centro Rimini dove, in un palazzo Borgo Marina, sono stati ritrovati due cadaveri. Un uomo e una donna. Sembrano marito e moglie lui. Un italiano di 49 anni. Avrebbe afferrato l'arma e avrebbe sparato alla compagna, di origine moldava, uccidendola, poco prima di puntarla su se stesso e farla finita. Rimini, l'edificio dove sono stati trovati i due corpi senza vita. La doppia tragedia è avvenuta in un condominio di via Gambalunga, dove nel pomeriggio è intervenuta in forze la polizia. A scoprire i due cadaveri è stato il ragazzo di 16 anni della coppia, rientrato a casa nel pomeriggio intorno alle 17. Il ragazzo, però, non è riuscito ad entrare perché la porta era chiusa dall'interno. A quel punto bussò e chiamò più volte suo padre, senza mai ricevere risposta. Spaventato, ha poi deciso di chiedere aiuto ai vicini che sono riusciti a forzare la porta. Una volta dentro, la terribile scoperta: i corpi senza vita di marito e moglie erano nella camera da letto. Ed è la pista suicidio quella che viene perseguita in questo momento dalla polizia, nel tentativo di far luce sul movente che avrebbe spinto il 49enne a compiere il doppio atto. Gli agenti della scientifica stanno setacciando il teatro della tragedia.